Allora, ci siamo? Un omaggio al Du Trio più bello di Twitch. Ah, carino questo, grazie Papillon G-Art, grazie Fale, molto carino. Non, ragazzi, ve lo dico, attenzione, non riesco a capire molto le fan art, mi hanno molto, mi cringiavano molto, mi apro, ve lo dico sinceramente. Ultimamente fate dei lavori molto belli. Mi dispiace solo che vadano un po' persi, per cui fatene tesoro. Questa cosa qui è molto, molto carina. Se c'è qualche artista, pittore, qualsiasi persona che vuole fare una roba più artistica che fan art, siamo tutti qua. Siamo tutti qua. Anche alla frutta, poverino. Vabbè, ha fatto benissimo, neanche un abbozzo. Vabbè, apprezziamo lo sforzo. Grazie, Giorgio. Guarda, sarà inutile, eh? Un bacio. Allora, devo dire le cose. Quello che scrivevo su Facebook erano tutte cose a caso. Grazie, Vincentius. Buonasera, Omimommi. Alcune le Guardati, scrivo papi, io, tutte le sere alcune mi non le sono perso scrivo sul neanch'io. numero di Grazie, uno. So Vincenzone. gennaio. Non stavo scrivendo nessuno. Minchia, ma quanti like facevo all'epoca? All'epoca facevo magari su Sta Facebook anche cazzo, dopo guerre su poker 40-60 mila stars, like. quando. Non scriverò un libro, ragazzi. Non farò mai una mia autobiografia e tutto. Ho letto un po' il libro del Pancio che me l'aveva mandato. Ho letto pochissimo. Ho letto il libro di Sespo, così perché l'ho letto in mezza giornata, non sapevo cosa fare. Valespo, scusatemi. Non perché lo sono andato a comprare io e tutto, ma perché me l'ha regalato. Allora ce l'avevo lì, è sempre un libro. Però la cosa che vorrei fare è scrivere un libro per una sceneggiatura molto interessante. Avevo già scritto con Lorenzo la nostra sceneggiatura prima che uscisse la canzone di Juice WRLD. Avevo scritto Lucid Dreams, una storia sui sogni lucidi. Oppure quando avrò 20, no, 20, 30 anni, no, ho sbagliato, quando avrò 40 e 50 anni, probabilmente scriverò un libro, un po' una sorta di tutorial di tutto. Non voglio dare, non mi piace molto. Grazie, Norma. Bella Grazie, Norma. ho scoperto una cosa, ragazzi, ho scoperto che se dici delle cose, poi le possono, puoi essere spunto per gli altri, ma non dirle meglio, non dirle meglio, così sei spunto per te stesso e gli altri non capiscono. E quindi non apprendono i tuoi segreti, grazie Scab. Per cui è per Ovviamente. questo che anche faccio poche interviste o parlo poco, perché mi piace più essere così nel chill piuttosto che svelarvi uno dei miei più grandi segreti, tipo questo. Ecco, tipo questa cosa qui non la dovrei fare perché sto dando dei grandi segreti di web marketing in giro per il mondo. Ecco un altro grande segreto che per cui quando finirò di fare queste cose qua farò un tutorial. Ecco un altro segreto. Andiamo avanti. Piccolo pezzo artigianato per Tommy. Grazie Core, grazie mille. Sta diventando un lavoro per te, sta diventando un lavoro. Non vorrei che tu facessi, ti ritrovi con tutte le cose mie e diventa una stanza piena di cose mie. Mi inquieterebbe, però potresti, non sto scherzando, le patch che fai potresti letteralmente venderle e la gente se le comprerebbe molto volentieri. Grazie solo Molo Molo. Ciao Omi, non sei più quello di una volta, sei cambiato. Minore di 4 dovresti fare qualcosa per te stesso ogni tanto, tipo sorridere, giocare con gli amici. L'ho fatto, ho capito anche una grande cosa dopo questo ban, che probabilmente una volta al mese mi prenderò un giorno in più di pausa. Quindi, oppla! Scusatemi ragazzi, per colpa di uno ci vanno di mezzo tutti. Scusatemi, mi sono alterato dopo che ho espresso le mie mosse di marketing, sono alterato, è come se qualcuno mi avesse preso a pugni, perché non le volevo dire, alla fine l'ho detta, è come se mi sono preso a pugni da solo. La sedia la sedia mi ha cambiato. La sedia mi ha cambiato, ragazzi, scusate. Non sono più quello della sedia di prima. La sedia mi ha cambiato. Grazie, Potrei Tapo. farti cambiare così da una sera. Aiuto, aiuto, la mia sedia non sta a posto. No.
Grazie Andrea. Ma quali segreti, che sei solo uno sculato che si è ritrovato con una community incredibile che fa content da sola, una spalla della Madonna e un moderatore che ti tiene su tutta la parte di regia. L'unica capacità che hai è quella di essere un giullare. Ah sì? E questo come lo consideri allora? Zitto, cretino. Grazie visitrice. Non sto regalando i segreti del mestiere alle multinazionali? O no? Non valgono tutti i miei 7800 iscritti? E tutto il content che facciamo insieme? Vedete, questa cosa, io la dovevo brevettare, questa cavolo di cosa. La dovevo brevettare, questa mia invenzione assurda. Assurda. Tra l'altro sono vestito come adesso, non sto scherzando. Mi avete beccato in un momento in cui ho casualmente lo stesso outfit di forse un anno fa. Non per cioè, non è che non mi cambio, come sempre. Ho casualmente lo stesso outfit. Nomi, dove hai passato questi 4 giorni di ban? Grazie mille, Matti. Ciao. Esatto, ho comprato un cavallo. Mi ha detto Simone di non fare niente, ragazzi. Perché mi ha detto Simo che di non preoccuparsi. Perché Simo è uscito un attimo a comprare un cavallo. Esatto, ho comprato un cavallo. Nemmeno capace di rifare le cose che faceva Frank Matano nel 2012, e tu vuoi insegnare a noi che non riesci a capire le cose da... Cosa mi sono perso? Le spiattellano in faccia. Niente, i miei segreti del marketing per fare visual su web. Male. Scorreggiare? Grazie Pietro. Sei nuovo. No, come, perché scorreggiare? Comunque sì. Okay. So che quando ti trovi messo all'angolo... Fai delle gag coi peti. No, no, sto dicendo che è un grande segreto per diventare famosi e scorreggiare. Lo stavo dicendo, lo stavo facendo. Ok. No. Guarda, hanno già ritagliato la foto. No, una foto nuova, un'altra cosa. Ah, ok. Sì, questo è nella mia immaginazione, però. sarebbe divertente. Allergia di Maura, poche ore di sonno. Oggi che giustifica lo sugar. Vabbè, non vedo il nesso ancora con un meme di un anno fa, però se voi continuate a farlo, ben venga. Questa è la mia guida. I segreti per... io lo faccio il libro in bianco. Mi prendo i miei soldi e faccio il libro in bianco, però sarebbe poi votato una stella e super scam e... Mi sembra un po'... Prima devi fare un libro buono e poi un libro scam. Non lo so, non farò nessun libro, comunque però, non farò nessun libro. Anche l'altro progetto modificato, bisogna iniziare una rubrica giornaliera. Che belli gli animali che guardano gli schermi. Posso diventare Edoardo Stoppa, lo studente di Milano. Some people talk a lot about climate change, some people do something about climate change. Il nostro caro vecchio leader. Improvvisazione non esiste nemmeno, ok. Uh-huh. Live tranquille che non mettano a repentare la tua carriera su Twitch e la tua vita stessa, riesci a qualità sul paese più autoritario del mondo. Vabbè ragazzi, ma l'informazione e l'educazione, cioè ora io non sono il personaggio adatto, grazie a quello, ma se io fossi dottor Mensa, ok, dottor Mensa, ginecologo che insegna cose,
Io potrei fare una live informativa, grazie Buscaglian. Fatemi vedere la figa. Grazie Stefano. No, ecco, vedi, noi non possiamo farlo per questo motivo, però se tu sei, Esatto. puoi fare cose informative, grazie Unify. Puoi anche, io credo, ora non sono sicuro, non sono sicuro, ma ad esempio Trump era bannato su Twitch, però per motivi di informazione tu le elezioni americane le potevi streamare, capito? Certo. Quando ordini su Wish e quando ti arriva a casa. Cioè, io sono sempre la versione scrausa. Chi Ah. cazzo si ordinerebbe quella cosa? Grazie Marco. Beh. Allora io divento Big Luca. Ok, Va bene, Nanni, sono. adesso dobbiamo fare gioco di squadra. Ok. Ora faremo la chiamata finta ai Va bene. carabinieri. Io faccio il carabiniere e tu Sì. quello che risponde. Sì. Pronto, carabinieri? Sì, A pronto? carico di chi? Nani Mi Pieri. dice dove? Livorno. Va benissimo, mando una pattuglia. Salve, arrivederci. Grazie, Se arrivederci. Forte. l'arcivescovo di Costantinopoli si Questa disarcivescovo. era la cosa. Era la cosa che facevo quando era alle Alle medie. medie, sì, che avevi la registrazione sul telefono. E io la primissima volta sono scappato. Noi lo facemmo alla vigilia di Natale prima che mio cugino recitasse la poesia natalizia e si mise a Poi. piangere. E si mise a piangere e lui ha il trauma Certo. ancora oggi. Ma io non è che mi mise a piangere, io ero con i miei amici all'uscita, grazie Alexone, ieri ero con i miei amici all'uscita di scuola, alle medie, e questi mi fanno, ah, hai fatto una cazzata, e chiamarono la polizia, quella roba lì, a nome, Esatto. scusatemi, devo fare A una cosa. carico, a carico di chi? Autocarabinieri. Sì, pronto, sono Omiatol. A carico di chi? Omiatol. No. Mi dice dove? Sull'internet. Va benissimo, mandiamo subito una pattuglia. Salve, L'avrei già arrivederci. intata. Occhio ragazzi, arriva, eh. Arriva. Hai appena denunciato l'internet? Arrivano sull'internet. È morta l'emote di CakeW. Eh sì, ho visto. Solo che fare F Cake W sembra una battuta. Quindi ho visto prima qualcuno di molto intelligente che scriveva Cake W, poi pensa, tra parentesi, sagge. Pronto carabinieri? Sì, sono io. Sì, a carico di chi? Carico della chat. In che via? In via del tutto eccezionale. Ok, le mandiamo una pattuglia, arrivederci. Arrivederci. Ok, eccomi. No! F. È morto dalle risate. No, too soon. 17 minuti fa, too soon. Gaia. Oh, mi fagli dire Alexa, ti voglio bene. E No, non sto ridendo. ride. Anche l'ultimo, puoi dire Alexa, ti voglio bene? Alexa, ti voglio bene. Grazie del tuo affetto. Alexa, zitta! Alexa, Io ti zitta! Porco Dio, Alexa, zitta! Ma non ce l'hai tu, Alexa? No. Ce l'ho, il volume altissimo perché la uso per fare la sveglia e quando il volume è alto la mia voce non arriva. Vediamo. Me lo dedichi un ruttino? Grazie Alex. Nota amused, nota amused, devo dire. Grazie anche Alexa, il Gaia.
Sto scherzando. Va bene, grande Andre. Già meglio, già meglio. Però è in focus, è in focus Berlusconi. Non sono in focus io. Tra l'altro hanno anche sbagliato di due. No, non è questa la cosa che intendevo. Spero che non la... Ritorno alle origini. Detto fatto, questo è Rice perché l'ha messo, l'ha messo già. Vedi, meglio, già meglio, già meglio. Almeno 2K. Ma almeno un'altra foto, almeno un'altra foto e non quella di prima. Molto meglio. Finalmente un po' di professionalità. Questo lo dici tu. Finalmente un po' di professionalità. Perfetto. Questa è una foto che serve, magari un po' più grande. Un po' più grande. Un po' più... sono un po' piccolo, va bene. Istruzioni, vabbè, lo scrive anche nel titolo, istruzioni poco chiare per web. Ah, ok, già meglio, però sono sempre le solite foto, già meglio. Buono. No, istruzioni poco chiare. Istruzioni poco chiare, sole non essere in casa, ve lo dico, sole non sorgere in casa, ve lo dico, già vi avviso, sole non sorgere in casa, per ora. Mi piace questo trench, foulard. Sì. Questo foulard, questo trench, non so bene, forse politicamente un po' controversa. Oh, questa è questa va molto bene se fossero articoli del 1930, sì. Però. Ma mi farebbe ridere comparire negli articoli. Omito, ha insultato TikToker X. Molto based in bianco e nero. Ma... Bello, però, questo. Credibile. Questa sembra vera. Sì. Io voterei qualcuno così. Prossimamente in tutti gli store di Mondadori la senti. Beh, la tua questa qua è giusta per questo tipo di copertina. Eh sì, non c'è la sedia, adesso c'è. Prima non c'era, adesso c'è. La sedia mi ha cambiato. Un viaggio tra le righe nel mondo delle sedie italiane. Ok, direi che questi ragazzi non comprate da queste persone. Non comprate, sono degli scammer. Da gennaio 2019. Ciao. Grazie Bibi. Non comprate, sì, erano apparse alcune volte, non comprate, solo degli scammer. Sono stati... Aspettate. Scusatemi, Scusatemi. Fammi mettere Skype. Ok. Auto carabinieri. Se vuoi fare una denuncia, fammi notifica di stolo. A carico di chi? Omiaton. No, coglione, contrario. Sul sito Redbubble. Va benissimo, mandiamo subito una pattuglia. Salve, arrivederci. Grazie, gentilissimo. Ma ti sei appena denunciato da parte di Modificati Store, Andrea. Mi fai una denuncia? Modificati Store, about Modificati Store. Via. Ma come fai a aiutarlo? Sono letteralmente tre frasi. Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Quella è un'altra cosa, scusatemi. Ma chi è il polpo Hank? Ma poi almeno quello di Breaking Bad, cazzo. Hank il polpo, ho scritto Hank. L'avete mai visto il documentario di quello che ha fatto amicizia con il polpo? Il polpo, quello dei mondiali? No, c'è questo qua, in Nuova Zelanda o in Australia, non ricordo. Comunque andava nello stesso posto per tante settimane fino a che il polpo ha imparato a riconoscerlo e sono diventati migliori amici. Ma era per caso primo? No, era solo in pole position. In pole position. No, ditemi che ve la siete scritta prima per farla. No!
Cioè, volevi imparato questa battuta di merda. Ho letteralmente preso un proiettile. Reddito, so anche questo è un meme. Ho saltato e ho preso un proiettile al volo per farla io al posto tuo. Non saltare che ti viene la polponite, freddo. Di male in peggio. Ha preso un polpo. Che polpo! Mamma mia, che polpo! Grazie, Barris. La live non è più aperta agli Hank. No!